La prossima volta. Colpisco. Che sono arrivata tardi. Vabbè, intanto scherzo. Ora siamo in streaming. Sì. Benvenuti a tutti. Chi dà la carta? Iniziamo. Iniziamo con la lettura dello digigolo pratico. Poi gli assessori vogliono presentare. Sì, gli assessori presenteranno tutte le pratiche. L'ordine del giorno le vogliamo mettere. Ah, ok. No, allora, del presidente e concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Poi dell'assessore Gian Pedrone numero 16, VAS, ex legge regionale 32 del 2012, schema di aggiornamento del piano di tutela delle acque, proponente settore ecosistema costiero e ciclo delle acque, parere motivato positivo con prescrizione. Numero 17, VAS, ex legge regionale 32 del 2012, le successive modifiche sua delle sottozone di 1-ter, di 1-quater, BTBIS, in variante al PRG di Borgo Verezzi. Proponente Blau Borgo, SRL, parere motivato negativo. Numero 18 dell'assessore Gian Pedrone, ricorso in opposizione alla deliberazione 149 del 2015, recante parere positivo di via per rinnovo dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, svolta in procedura semplificata, Carasco Gela, società Alcione, pronuncia ai sensi dell'articolo 18 della legge 38. Il numero 19 dell'assessore Gian Pedrone, legge regionale 15 del 2015, articolo 26,527. Approvazione variante al piano di bacino del torrente Bottasano con efficacia sospesa adoggiato a riclassificazione ex cava Migliazza, area speciale di uno in comune di Finale Ligure. Numero 20 dall'assessore Scaiola, accordo con Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR per l'implementazione e la conduzione di soluzioni digitali per la gestione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione al fondo investimenti per abitare, di concerto col Presidente. L'assessore Scaiola, comune numero 21, comune di Sanremo, conferenza di servizi, ex articolo 59, legge regionale 36 del 97, per approvazione sua di iniziativa privata relativo progetto edilizio, riqualificazione, campeggio, villaggio dei fiori, in variante al piano regolatore generale. Numero 22, assessore Scaiola, comune di Varazze, Savona, conferenza di servizi, ex articolo 10, per realizzazione di strutture per locali di servizi della società Varazze, club nautico, in via del Molo, variante al PUC. Numero 23, comune di Varazze, conferenza di servizi, ex articolo 10, legge 10, per realizzazione strutture per locali di servizi dell'associazione Pesca Sportiva, in via del Molo, dei Gozzi, in variante al PUC. E sempre il 24 comune di Varazze, Savona, conferenza di servizi, ex articolo 10, legge 10 del 2012, per realizzazione strutture per locali di servizio della Lega Navale Italiana in via del Molo, sempre in variante al PUC. Queste sono quelle che stanno. Poi deve andare fuori sacco. Allora, assessore Rixi, implementazione membri del comitato di sorveglianza del programma operativo a Regione Liguria, POR Liguria FESL 2014-2020. Assessore Rixi, legge regionale 1 del 2010 e POR FESL 2007-2013, linee di attività 1-4, riapertura termini, modalità attuative per la concessione dell'agevolazione alle imprese colpite agli eventi atmosferici occorsi sul territorio ligure nel corso del 2014. Assessore Cavo, avviso 7/2012-13/2012, quarta proroga degli atti di concessione di cui al bando congiunto del Dipartimento Pari Opportunità per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta. Assessore Mai,
procedure per il rilascio e la distribuzione dei tesserini venatori per la stagione 2015-2016 e il ritiro stagione 2014-2015 nei territori di Genova e La Spezia. Del vicepresidente, disposizioni affisse SPA in materia di anticipazione di liquidità per la misura del fondo regionale per la non autosufficienza. Assessore Gian Pedroni, legge regionale 38 del 98, via regionale su progetto definitivo, impianto mini idroelettrico sul torrente Arroscia, località San Pantaleo, comune di Ranzo, Imperia, proponente Enerclin, pronuncia di via positiva con prescrizioni. Dell'assessore Gian Pedrone, sempre legge regionale 38 del 98, via regionale sul rinnovo di concessione di grande derivazione per uso idropotabile in comune di Chiavari, Caperana, proponente comune di Chiavari e Idro Tiburio, pronuncia di via positiva con prescrizione. Assessore Gian Pedrone, accertamento dei risultati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunti nell'anno 2014 dai comuni della Liguria. Assessore Berrino, schema tipo di convenzione per il distacco temporaneo di personale regionale presso i comuni liguri per l'utilizzo negli uffici di informazione e accoglienza turistica. Un argomento dell'assessore Berrino, problematiche del trasporto pubblico locale. Bene, direi che facciamo un rapido giro tavola per illustrare i provvedimenti che abbiamo dato lettura per indice. Dai, partite già. Primo dei miei colissacco, quello relativo al personale dello IAT. Seguito dalla legge regionale, gli IAT sono rimasti chiusi e solo tre comuni hanno aderito, andando avanti, gli IAT in prima persona. E visto che per agosto e settembre c'è la necessità di fornire comunque le informazioni ai turisti che si recano nella nostra regione, diamo la possibilità ai comuni, già sede degli IAT che ne vorranno fare uso, di avere la possibilità di avere per due mesi il personale regionale a loro disposizione da mettere quelle postazioni di lavoro in loro uffici situati sul territorio e usarli come informazioni turistiche, cioè come venivano con le stesse funzioni che avevano gli IAT precedentemente. Mentre la seconda, quella sul trasporto pubblico, porta all'attenzione della Giunta che a seguito delle osservazioni fatte dall'autorità alla pre-gara che prevedeva il vaccino unico, la stessa gara non potrà essere aggiudicata entro i tempi previsti del 31 dicembre 2015, in quanto la Regione dovrà rispondere all'autorità sulle motivazioni, sulle osservazioni che ha fatto e quindi sulle motivazioni che l'hanno portata alla pregara sul vaccino unico, ed è necessario pertanto, onde evitare l'interruzione del servizio, procedere a una proroga dello stesso. Per far questo dobbiamo scrivere le nostre intenzioni di proroga sia all'autorità spiegando il perché siamo obbligati a farlo, sia al Ministero dei Trasporti con cui ho già parlato personalmente. Questo per permetterci poi di poter prorogare il servizio fino al 31 dicembre 2016 in attesa di quella che sarà la futura gara post osservazioni e se le osservazioni saranno accettate o no da parte dell'autorità. Inoltre, con questo argomento, diamo il via libera alla disponibilità da parte delle aziende che attualmente svolgono il servizio pubblico del famoso fondino da 10 milioni di euro che era previsto inizialmente nella gara per far sì che le stesse aziende, mediante procedure di prepensionamento e alcune con l'assunzione di personale più giovane dal punto di vista lavorativo a un contratto inferiore, possano efficientare l'attualità e quindi diminuire i costi, anche questo in attesa della nuova gara. E diciamo che ha una grossa valenza anche con i rapporti con i sindacati delle varie aziende e sul territorio. Inoltre porta conoscenza della Giunta che è in corso
la procedura per l'acquisto dei mezzi previsti già il provvedimento del 22 novembre 2013, che la prima parte per le offerte scadrà il 4 agosto. Allora, noi portiamo intanto un'implementazione dei membri del comitato di sorveglianza PORT-ESL 2014-2020, che sarà poi convocato nei primi di agosto. L'implemento riguarda l'aumento dei componenti di due rappresentanti nazionali indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Ambiente, e di un membro consultivo della Consulta regionale dei consumatori utenti, che era stato deliberato la volta passata proprio dallo stesso organo, quindi diciamo che è un atto dovuto a decisioni precedentemente prese, ma appunto ci consente poi di portare alla convocazione. Quindi questa è il primo atto. Il secondo invece riguarda quello che aveva pronunciato la giunta scorsa inerente alla comunicazione di riapertura dei bandi dell'alluvione 2014, sostanzialmente avendo la possibilità di avere la copertura anche per tutti quei soggetti che non avevano partecipato al bando ma non erano riusciti a entrare in graduatoria in quanto per errore di carattere formale, quindi o non avevano consegnato il modulo della protezione civile o quello della Camera di Commercio, o c'erano stati problemi a livello di termini, quindi consegnati uno dei due o entrambi dopo il termine, vengono riaperti i termini sia per quelli al di sopra dei 40.000 euro sia sotto quelli dei 40.000 euro. Cura della Camera di Commercio, cioè per cercare di informare, è chiaramente un bando che è aperto solo a chi ha già dimostrato e quindi ha già presentato degli atti inerenti all'alluvione. Non è che oggi può arrivare uno e dire che è stato alluvionato un anno e mezzo fa e sostanzialmente attingere al bando. È fatto nell'ottica poi di procedere a una semplificazione burocratica per quello che saranno tutti i bandi e anche eventualmente, speriamo di no, se ci dovessero essere nuove calamità. Comunque siamo riusciti sostanzialmente a coprire con fondi propri, parte del bando, ma soprattutto con fondi europei, fondi propri per i sotto i 40.000 euro, che è una fascia residua e che sostanzialmente, non avendo l'obbligo della presentazione del DURC, non era possibile utilizzare fondi europei. Il resto sono tutti fondi europei che tra l'altro utilizziamo e dobbiamo utilizzare entro fine anno. Quindi questo dovremmo andare a chiudere. Diciamo che le aziende che in qualche modo sono interessate a vario titolo su questo provvedimento dovrebbero essere circa 500, poi i dati sono un po' discordanti. Vediamo in questo momento e vedremo a settembre i termini. Ovviamente noi abbiamo fatto in modo che i termini siano tenuti aperti fino al 23 di settembre, in modo da consentire alle aziende anche di riuscirsi a attivare oltre il periodo estivo, perché purtroppo abbiamo questa interruzione di agosto. Chi ha già tutta la documentazione presso la Camera di Commercio, in parte possiamo utilizzare quella documentazione, quindi pensiamo di iniziare già a utilizzare le prime pratiche anche durante il mese di agosto, visto che siamo riusciti a ottenere anche da parte degli uffici della Camera di Commercio la possibilità di rimanere aperti durante il mese di agosto per andare avanti con l'iter, in modo da evitare di arrivare troppo a ridosso a Natale e magari rischiare che le pratiche non siano state tutte esaurite prima del 31 di dicembre. Sì, allora, l'atto che porto in giunta, l'attenzione della giunta, è tanto semplice quanto importante. Stiamo parlando delle procedure di rilascio e di ritiro dei tesserini venatori. Allora, tanto per fare un po' di una storia della situazione, la provincia, cioè dopo il decreto di riorganizzazione, chiamano crisi delle province, la regione Liguria riprende la delega alla caccia in toto, mentre per la provincia di Savona e la provincia di Imperia si sono organizzate, quindi hanno deliberato le procedure appunto per il rilascio di questi tesserini. Questo non è avvenuto per la provincia di Genova né per la provincia di La Spezia, quindi noi con questo provvedimento individuiamo le modalità. La regione stamperà come di consueto i tesserini che consegnerà quindi agli ATC.
gli ambiti territoriali di caccia. Ora, provincia di Genova ne ha due, ATC 1 e ATC 2, mentre la Spezia ha solamente l'ATC 1. Quindi attraverso questo provvedimento li deleghiamo al ritiro dei tesserini della stagione 2014-2015 e deleghiamo altresì alla distribuzione dei nuovi tesserini, quindi stagione venatoria 2015-2016. Questo era necessario ed urgente perché in prossimità della distribuzione c'era abbastanza caos, quindi mi spiace anche averlo portato fuori sacco, ma il tempo era questo. Sì, io porto come fuori sacco questo di fatto avviso di bando del valore di 240.000 euro diviso su due progetti differenti, ma sostanzialmente lo stesso obiettivo, quello di prevenire la tratta, di contrastare la tratta delle donne venute da provenienti legati soprattutto alle comunitarie, sono finanziamenti interamente statali che arrivano dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sì. Dipartimento della Comunità, quindi abbiamo deciso appunto di avviare questi bandi, di dare prosecuzione in modo a questi bandi. Il primo progetto contro la tratta di Ligure che si chiama relativo all'implementazione di azioni che favoriscano la situazione del fenomeno sul territorio regionale, soprattutto con azioni di sensibilizzazione e formazione degli operatori sociali e delle forze dell'ordine. Il secondo progetto, Rete Liguria Sunrise, prevede sempre l'implementazione di azioni di accoglienza e inserimento con percorsi di protezione sociale rivolti alle donne vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale e in particolare soprattutto ai bambini. Quindi insomma ci sembrava più opportuno dare comunque continuazione a questi due dati. Guarda, io risparmierei tutte le procedure di via e di base che andiamo ad approvare perché sono comunque istruttorie che noi ereditiamo dal Dipartimento. Sono completamente d'accordo. Ho avuto modo di valutare, non so se Berino ha presentato la delibera di Ferrarini, ma comunque va bene, tanto la prendiamo uguale, non mi ricordavo se l'avevi già presentata. Sì, ok, perfetto. E quindi io vi direi che la 16, 17, 18, 19 e le fuori sacco riguardanti la legge regionale 3898 sul rinnovo di concessioni di grande derivazione per uso del comune di Chiari e poi la variante sistemi strategici territoriali al piano di coordinamento della provincia di Genova e la mini idro torrente a Roscia sono tutte facenti parte di questo pacchetto dove ho avuto modo di confrontarmi con gli uffici, le istruttorie sono state perfettamente eseguite con tutto quello che sono i criteri ovviamente stabiliti dalla normativa attuale. Mi sembra che di politico ci sia molto poco e siano delibere tecniche che vi risparmio singolarmente. Dopodiché invece la delibera fuori sacco che vi voglio presentare che presenta criteri di allarme secondo me importanti è quella dell'approvazione dello schema di rendicontazione della quantità di percentuale di raccolta differenziata raggiunta da tutti i comuni della Liguria al 31/12/2014. È uno schema che trovate diviso comune per comune in tutta la Liguria. Voi sapete che la percentuale di obbligo di legge è quella del 65%, sappiate che ci sono solo 16 comuni in tutta la Liguria che hanno attualmente raggiunto quella quota e che la media invece di quasi tutti gli altri sono 235 comuni liguri, ce ne sono solo 16 al 65% e abbiamo una media regionale pari al 35%. La media regionale aumenta di due punti percentuali scarsi, molto poco rispetto a quello che invece deve essere la tendenza e invece il dato preoccupante è la città di Genova che addirittura retrocede di quasi un punto percentuale. Credo che siano dati molto allarmanti anche rispetto all'emergenza rifiuti che viviamo quotidianamente. Comunque è una rendicontazione che ho voluto portare in modo che questi dati possano essere poi anche diffusi a tutti i comuni della Liguria per cercare di insieme invertire la tendenza nel più breve tempo possibile. Allora,
4 delibere urbanistiche, procedimenti concertativi. Le prime 3 interessano il territorio della provincia di Savona, il comune di Varazze in particolare, e interessano l'associazione Pesca Sportiva, la Lega Navale Italiana e la società Varazze Club Nautico. Noi sono progetti per, che realizzano i locali necessari per l'attività di queste realtà sportive, che vengono realizzate lungo la spiaggia, zona siamo del porto turistico di Varazze. Si tratta di strutture leggere, quindi parliamo di ferro, legno, vetro, ovviamente conformi alla disciplina delle costruzioni ammissibili sul demanio marittimo. Noi con questa delibera si consente appunto al comune di Varazze, in questo caso, di poter concludere il procedimento. L'ultima urbanistica riguarda invece il comune di Sanremo, riqualificazione del campeggio Villaggio dei Fiori in località Pian di Poma. È di nuovo un progetto presentato dalla società proprietaria e gestore dell'impianto, che prevede un contenuto di edificazione, si parla di 247 metri quadri, che si svilupperà su un livello di terreno. Garantiamo quindi una elevata compatibilità paesaggistica e viene praticamente riqualificata una zona che lo necessita da tempo. L'ultima delibera, che è sottoscritta anche dal Presidente, è un accordo che facciamo con Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR per una piattaforma web manifestazione di interesse fondi immobiliari, ovvero con questa delibera noi permettiamo la stipula di un accordo attraverso il quale appunto la Cassa Depositi e Prestiti acquista dalla Regione Liguria la procedura informatica che è stata messa a punto da Liguria Digitale, con la quale si possono gestire le manifestazioni di interesse per i fondi immobiliari riguardanti appunto il socializing. Questa formula permetterà a Liguria, alla Regione, che trasferirà a Liguria Digitale 30.000 euro più IVA, e permetterà poi alla Cassa Depositi e Prestiti gratuitamente di metterlo a disposizione di tutte le altre regioni d'Italia. E la prima regione ad adottare tale procedura ha manifestato interessamente già la regione Toscana. Sì, è una delibera che riguarda il fondo regionale non autosufficienza, volta ad evitare il rischio che a partire dal mese di luglio non venisse erogato il contributo mensile pari a 350 euro per 2.000 beneficiari. È una misura importante che è molto attesa. Per evitare la non erogazione siamo costretti a richiedere un'anticipazione a FILS in attesa della registrazione del decreto ministeriale di assegnazione e della liquidazione dell'importo. Quindi in questo modo riusciamo a salvaguardare una misura attesa e dovuta a una fascia abbastanza ampia di direi che non c'è altro all'ordine del giorno. Ci sono due informazioni, Presidente, della richiesta, secondo il Presidente, richiesta per due cerimonie del Gonfalone. Una cerimonia è inizia domenica 26 luglio alle 10.30 presso il monumento di Fascia dei Partigiani della stessa zona operativa, quindi si chiede l'amministratore. E l'altra invece è domenica 2 agosto 2015 alle ore 9 presso Piazza Nettuno a Bologna, 35° anniversario della strada di Bologna. Devo indicare adesso l'accompagnatore? Un consigliere, un amministratore. Adesso dobbiamo indicare. Ci sarà, siamo da prepararci, sì. No, certo, si può magari... Vediamo i consiglieri, perché c'è la cantata. Se vogliamo digitarlo, perché adesso sentire il computer in tutto quello che sta... Questa è la valutazione se partecipare o no e se chiedere al consigliere di partecipare. Due
due brevissime considerazioni che sono di lei, non so se è aggiunta il posto giusto, però secondo me sì, perché si deve lavorare tutti insieme. Uno, di individuare ciascuno per assessorato, ne abbiamo già parlato in ordine spazio, di ciascuno di voi, tutto quello che può essere fatto. La mia idea è che serve all'inizio della stagione autunnale, quindi il mondo si rimetterà in moto dopo agosto, anche se come è noto è più, noi non andremo in vacanza questo agosto, però una parte del mondo che ci circonda vedo che giustamente si prenderà qualche settimana di riposo. L'unico esentato per pochissimi giorni è Edoardo, a cagione del matrimonio. Diciamo, non ci sentiamo a rinnegarlo, soprattutto la moglie, lui glielo negheremo volentieri. Io credo che si debbano usare queste settimane per creare un provvedimento shock che noi dovremmo adottare come giunta e portare al Consiglio nel più breve tempo possibile su tutto quello che è possibile fare in termini di liberalizzazione, in termini di opere, soprattutto parlo a Edoardo, a Marco e a Giacomo, che sono poi tre assessorati sostanzialmente che riguardano più la parte economica, ma anche mai sull'agricoltura. Noi abbiamo bisogno di recuperare il tempo perduto e in queste settimane che ci siamo insediati è chiaro a tutti quanto tempo è stato perso in questo momento. Quindi, a mio modo di vedere, noi abbiamo bisogno nel più breve tempo possibile di produrre pacchetto di proposte che risultino anche un onda d'urto verso quei mondi a cui vogliamo parlare, soprattutto la parte dello sviluppo economico, tutto quello che è semplificabile per il cittadino e per le imprese, tutte le opere pubbliche che sono possibili cantierare o appaltare nel più breve tempo possibile, dal punto di vista della urbanistica, tutto quello che noi possiamo fare per dare a questo settore che è asfittico come il resto d'Italia per la verità. Forse anche un po' di più, ingessato da una normativa abbastanza stringente, tutti diciamo i provvedimenti che servono per ripartire. Quindi, se noi usiamo queste settimane per articolare un provvedimento che non vorrei chiamare sblocca Liguria per ragioni di scaramanzia, visto che era un provvedimento che non ha portato molto bene l'economia italiana, però il senso ci siamo capiti tutti è questo, con cui pensavo potremmo anche confrontarci, è un'usanza che la regione Lombardia per la verità copia prima che qualcuno scopra che ho copiato, fa abitualmente la riunione degli stakeholder della regione, cioè un confronto ampio con le parti sociali, le associazioni datoriali, tutto il mondo economico, produttivo, sindacale a cui ci rivolgiamo come interlocutori classici, con cui poi confrontarci in una o due giorni o anche in una giornata, un mese magari, appena abbiamo messo a punto questa cosa, fine settembre, primi d'ottobre, in modo da condividerlo in modo ampio con tutte le associazioni, con tutto il mondo, dal porto agli enti pubblici interessati, alle camere di commercio, ma anche associazioni industriali, associazioni del commercio, associazioni dell'agricoltura, i mondi professionali che ruotano intorno all'evento, alle pivette, gli ingegneri e i compagni. Tutto questo riguarda ovviamente anche la sanità, Presidente, in quest'ottica ti vorrei ricordare la centralità dell'operazione del ribaltamento a mare di Fincantieri, che credo che, portandomi in questi giorni anche con l'assessore Gian Pedrone, eccetera, potrebbe nella prossima settimana essere finalmente avere delibera da parte degli ambienti ministeriali e quindi poi diventare operativo. Noi abbiamo la necessità che l'operazione parta nel 2016, quindi abbiamo pochi mesi per fare tutto quello che serve per renderla cantierabile in modo da consentire che il riempimento venga fatto anche con l'utilizzo dello smarino del terzo valico. Questo credo che sia un elemento a cui in parte anche la Sonia è stata protagonista quando era al Ministero dell'Economia, siccome è una situazione che dura ormai da tempo immemorabile e credo che
sarebbe una bella cosa e un segnale di forte ripresa anche nell'ambito della cantieristica, nella valorizzazione delle attività portuali di questa città, il fatto di riuscire a iniziare questa operazione. Io credo che nella prossima giunta dovremmo essere in grado, tenendo conto anche di queste due osservazioni, di presentare un documento che poi sarà presentato ufficialmente dalla Regione Liguria al Ministro De Rio sulle infrastrutture che riteniamo indispensabili e prioritarie, l'aggiornamento della nota già prodotta dalla precedente amministrazione circa le infrastrutture finanziate dal governo. E l'opera di cantiere certamente partirà entro fine anno, anche perché è importante avere le sinergie, come dicevi tu. Io credo che sia rapidamente da prendere in mano anche la situazione delle aree ex Italside e Ilva, con il confronto con gli amministratori straordinari di Ilva nominati dal governo, perché quelle, come noto, fanno parte della società di cui facciamo parte. Mettere rapidamente aree in giro, perché di quanta fame di aree ci sia in questa città. Quindi io credo che queste siano le due priorità che potrebbero diventare, prendere forma di delibera di giunta e poi di intervento di legge regionale o del servizio da un impianto sistematico nelle primissime settimane di settembre. Perfetto. Sì. Signori, buon proseguimento. Grazie. Di giornata. Ciao. 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 Ciao.